Facciamo insieme queste super mezze maniche alla carbonara. E come sempre, prima di procedere, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella per le future notifiche. Partiamo dal guanciale che deve essere, vedete, in fettine da almeno un centimetro. Io già l'ho tagliato e mi raccomando, se avete un pezzetto di cotenna, tenetelo da parte. Ogni fettina la tagliamo in faldine, quindi prima una strisciolina. E da qua le faldine. Ed ecco qua. Proseguiamo, mettiamo dentro una ciotola i tuorli, il pecorino e il pepe nero grattugiato al momento e andiamo a mescolare. E questa è la consistenza che dovete ottenere. La coprite e proseguiamo con il guanciale. Padella sul fuoco, fiamma dolce, e aggiungiamo sia la cotenna che il guanciale. E lo facciamo rosolare per 2-3 minuti. Quindi sfumiamo con un po' di vino bianco. Il vino dà una tonalità di acidità al piatto che comunque è abbastanza grasso e in più ci fa fare una perfetta cottura del guanciale. E proseguiamo per altri 2-3 minuti. Perfetto, adesso con una schiumarola lo raccogliamo e lasciamo il grasso all'interno. Mettiamo metà del grasso, che è ancora molto bollente, dentro la crema d'uovo e andiamo subito a mescolare. Adesso, un piccolo trucchetto che vi do, mettiamo metà del guanciale su un tagliere, lo tritiamo finemente e lo aggiungiamo alla crema d'uovo, ottenendo così il composto finale. Mezze maniche in cottura, prima di scolare la pasta al dente, mettiamo all'interno della padella con il grasso all'incirca un mestolo d'acqua di cottura a persona. Aggiungiamo la pasta e la facciamo insaporire per circa un minuto. Quindi spengiamo il fuoco, aggiungiamo la crema d'uovo e mantechiamo. Dopodiché mettiamo il resto del guanciale e terminiamo di mantecare per l'ultima volta. E così abbiamo concluso la nostra super carbonara.